Non so se, ecco sì, partito, siamo in una ridente cittadina di cui non sappiamo l'origine, non diciamo il nome perché... Vittima di questo sacrilegio ecologico, vedete, divieto di balneazione, c'è divieto di balneazione oggi? Sì, divieto di balneazione fino a martedì. Fino a martedì, quindi ok. Facevamo io e il mio amico Gianluca un resoconto di quelle che erano, no, le condizioni psicofisiche di certa gente che va a fare il bagno. Sì, perché poi la ragazza il bagno. Con costume rosso, no? Adesso si bagna e poi si gonfia. Esatto, poi dopo quei batteri che, no, che si introducono e poi dopo che fa? Va a casa. Adesso si accorta, infatti si sta toccando. Si accoppia, poi il ragazzo automaticamente prende la stessa malattia di lei. Poi magari il ragazzo viene a giocare a pallavolo con te, c'è un trasmettersi il sudore, no? E poi magari tu che starnuti addosso a un amico, e poi tutta la palazzina, tutto. E quindi contagio. Quindi il divieto di balneazione era dovuto. È stato esteso, è dovuto, perché poi ovviamente gli effetti collaterali non sono indifferenti. In assoluto. E soprattutto, vedi, anche adesso. Sì, adesso chissà che, ecco, in questa maniera sono i tre. Vedi che si scrasta un po', sì, e automaticamente, ragazzi, quando c'è divieto di balneazione vuol dire stare fuori dall'acqua. È fuori dall'acqua, no? In questa anche caso. Se ci sono le onde. Anche se le onde smuovono un po' le lallipalle. Sì, smuovono le acque, ma queste sono considerazioni che noi facciamo perché... Per la salute dei cittadini. In assoluto. Ecco qua, vedi, poi si trasmette anche con lo schizzo. Cioè, con lo schizzo si può trasmettere. Mi sembra l'inizio di un film porno, il tipo in mezzo a due... Però, l'importante è che finisce qui. Ecco, detto si questo, evviva il divieto di balneazione, che lo possiamo abbinare anche con un divieto di penetrazione. Sì. A grande linea, in no? Acqua perché mai, in acqua mai.